Eccoci qui, ben ritrovati. Ciao a tutti, sono Gianni Bini e siete all'interno di giannibini.it. Se alzate gli occhi e guardate in alto a destra vedrete domenica ore 17.03 e non sono rincoglionito sul divano, ma sono qua in studio per registrare questo video tutorial dell'ultimo nato in casa Isotope. E sto parlando di Neutron. Già sul blog mi sono arrivate un sacco di richieste di una video review di questo splendido software e il tempo libero è sempre meno, ma lo sto impiegando anche appunto quando dovrei riposare, proprio perché è essenziale che il mio blog abbia sempre un video almeno per le cose più importanti, le ultime uscite più importanti nel panorama del Pro Audio. Ed eccomi qua, quindi stavo parlando di Neutron e questo plugin fa un sacco di cose, ma le fa in maniera veramente formidabile e soprattutto l'intervento dell'utente è ridotto all'osso perché praticamente è una specie di autoguida all'interno del mix. Io ho draggato sulla mia sessione di Pro Tools una serie di tracce per creare una condizione abbastanza standard per chi fa musica elettronica. Ad esempio, disattivo tutti i Neutron e vi faccio sentire. Non sono molte tracce, però sono abbastanza per mettere Neutron alla prova. Vi faccio sentire nel dettaglio le cose che ho usato, partendo dal basso. Una cassa, ovviamente. Uno snare clap. Ho usato in questo caso due top loop. Sentiteli distintamente, un synth arpeggiato in questo caso e un suono Simi Rhodes. Ho semplicemente draggato sulla sessione di Pro Tools questi loop provenienti da una libreria, quindi non ho fatto alcun tipo di intervento se non un piccolo taglio sulle basse per quello che riguarda lo snare. Vi faccio sentire ancora il loop di partenza e poi mettiamo in azione il nostro Neutron. Benissimo, vi accorgerete che attivando tutte le istanze di Neutron non cambia assolutamente niente, anche perché non ho fatto alcun intervento. E a questo punto cominciamo, per esempio, partendo dalla cassa e attiviamo Track Assistant. A questo punto Neutron ci chiede di ascoltare la cassa. Noi diamo play e Neutron comincia ad analizzare la sorgente audio. E voilà, magicamente vedete che, metto in solo la cassa, vi faccio anche sentire, Neutron ha attivato 3 dei 5 moduli. L'equalizzatore, ha aumentato un pochino la parte subosa della cassa, facendo due buchi, uno intorno ai 200 Hz e uno intorno più o meno ai 2000, e ha aumentato invece di qualche dB la parte molto alta sopra i 4000. Questo per quello che riguarda l'equalizzatore. L'exciter, splittato in multibanda, due bande in questo caso, ha regolato, come vedete, la parte bassa e la parte alta con una frequenza di split intorno ai 1500 Hz. Ha attivato anche un compressore con la possibilità di equalizzare il sidechain interno in questo caso, quindi ha stretto un pochino le bande e ha regolato attacco e release automaticamente. Se metto in bypass sentite comunque la differenza. Suono di partenza e suono d'arrivo. Ripetiamo la stessa, esattamente la stessa serie di interventi anche sulla traccia del basso. E vedete che già, forse lo sentite anche, il basso, eccoci qua. Sono state in questo caso attenuate le frequenze molto molto basse, al di sotto dei 40 Hz, e l'intervento maggiore per quello che riguarda l'equalizzatore è compreso tra i 200 e i 1500 Hz, ma sono stati attivati ben 4 moduli. L'exciter, come vedete la frequenza di split qui è più alta, sopra i 4000. Il
compressore, in questo caso il sidechain è praticamente full, e c'è anche un compressore multibanda regolato, come vedete, con attacchi release diversi a seconda appunto della banda di intervento. Metto in bypass. Ecco, in basso a destra, in questa zona, voi potete aumentare a piacimento l'intervento e l'incidenza di Neutron sul vostro suono di partenza e la possibilità di essere più o meno performante, cioè con il parametro detail, di essere ancora più, diciamo, performante e particolareggiato. Diciamo che comunque di base un 50% già fa sentire i cambiamenti. Vi faccio ancora sentire il suono di partenza ed il suono d'arrivo. Tolgo il solo e tutti gli altri Neutron, come vedete, sono ancora flat, per cui non faccio altro che attivare track assistant anche su tutti gli altri suoni. Eccoci qua, ho attivato i track assistant su tutte le tracce e sentiamo intanto il nostro mix. Do play. Bypasso. E sentite come Neutron interviene all'interno delle nostre tracce, modificando appunto con la compressione, con l'equalizzatore, con gli exciter e con il processo di compressione multibanda, fino a ottimizzare il nostro mix e renderlo ancora più focalizzato, semplicemente attivando la funzione di track assistant. Potrebbe bastare, ma quelli di iZotope hanno voluto implementare una funzione molto molto interessante per quello che riguarda l'equalizzazione, e cioè l'EQ masking. Per esempio, noi dobbiamo far coesistere ancora in maniera più efficace cassa e basso all'interno del nostro mix. A questo punto attivo i soli e vi faccio sentire cassa e basso. Perfetto, mi metto sul Neutron della cassa e attivo masking, prendendo come riferimento, come vedete, il Neutron aperto sulla traccia di basso. E diamo learn. Sì, va un po' fuori tempo, ma è assolutamente normale. Ecco qua. Come vedete, ci sono adesso due possibilità di equalizzare, una per quello che riguarda la cassa, l'altra per il basso. Infatti, se apro il secondo Neutron, cioè quello sul basso, si sovrappongono, ma io ve li faccio vedere. Quello che faccio qua ovviamente si ripercuote anche sul Neutron, come vedete, che ho applicato originariamente sulla traccia di basso, in maniera da poter cominciare a far coesistere già con l'equalizzatore i due suoni. La cosa interessante è che se io attivo reverse link, tutto quello che io do al basso lo tolgo contemporaneamente alla cassa. Vi faccio sentire. Se gonfio molto il basso, proporzionalmente si sgonfia un po' la cassa. Ovviamente su cassa e basso bisogna stare molto molto schisci, però questo è un elemento interessante, perché questo pulsantino qua vi avverte. Infatti ora qui, per esempio, cassa e basso hanno frequenze ben distinte, quindi non abbiamo potuto visualizzare, però in rosso vengono dipinte le zone con un'incidenza critica delle frequenze, cioè in pratica è come se cassa e basso battessero su una frequenza simile, e quindi possiamo intervenire o sull'uno o sull'altro per ovviare a questo problema. L'EQ masking ovviamente si può usare per far coesistere cassa e basso, ma lo possiamo usare per far coesistere una chitarra e una voce che hanno frequenze molto simili, o archi e pad, quello che volete.
L'interazione tra le istanze di Neutron vi permetterà di affinare ancora di più il vostro mix, che già precedentemente attivando Track Assistant è stato ottimizzato. Questo è un tool veramente innovativo, fatto bene, suona bene e permette all'utente pro come all'utente consumer anche la possibilità di avere un mix ben bilanciato e musicale con pochi click, senza avere una competenza particolare, lasciando fare al software il proprio lavoro. Vi ringrazio, adesso posso rincoglionirmi sul divano felice di avervi dimostrato il nuovo Neutron di iZotope. A presto!